Diego, in questi giorni la notizia del ritiro dell'attività agonistica, una notizia che comunque era nell'aria, è arrivata poi all'improvviso a stagione in corso. Cosa ti ha portato a questa decisione sofferta? Purtroppo, sai, nella carriera di uno sportivo arriva un punto che uno non vuol dire basta, però il fisico comanda. Quindi per me è arrivato il momento niente, di fermare la carriera e è andata così. Qualche acciacco fisico che non mi permette di continuare. Però devo essere contento, no? Essere arrivato fino a 42 anni a giocare mi ha reso molto felice. In questi giorni sicuramente avrai fatto un bilancio della tua carriera. Quali sono stati i momenti più belli? Beh, è stato positivo, no? Penso che devo essere contento di questi 32 anni di pallacanestro. Ho vissuto momenti bellissimi, altri non tanto, però il bilancio penso che sia positivo, no? Momenti belli, la vittoria di qualche campionato, aver condiviso campo e spogliatoio con tanti bravi ragazzi che saranno per sempre i miei amici. Momenti tristi, che te devo dire, pochi. Pochi, però comunque sono felice di questo cammino che ho realizzato, questa strada bella sportiva, no? Dopo il fallimento di Trani, la parentesi a Sanseverio, poi il ritorno in Spagna, lasciato la pallacanestro, diventato commerciante, poi una chiamata che arriva dall'Italia, precisamente da Corato, e la vita che cambia. Sì, io diciamo che dopo la prima esperienza purtroppo, no, con la Tommaso Assi Trani, che è stata negativa, mi portavo a casa un'impressione un pochettino non buona, diciamo, del basket a questi livelli in questa zona. Dopo mi è arrivata la telefonata, diciamo, dopo quella parentesi, no, di mezza stagione a casa, mi è arrivata la telefonata del Rino Porro facendomi la proposta di venire a giocare a Corato. Io non mi fidavo. Però alla fine si è rivelata una società molto sana, con voglia di crescere, come alla fine è stata, no? Che abbiamo fatto, penso, degli anni, delle stagioni molto, molto buone, positive, no? Ci siamo divertiti parecchio. Diego, se ti dico 2 aprile 2006, cosa ti viene in mente? Beh, sicuramente la partita contro Ruvo, no? Dove si respirava un'aria surreale, per quanto al di là dei punti in classifica valeva quella partita, valeva il prestigio del paese, di una zona, diciamo così, e ne siamo riusciti a spuntarla noi e mi rimane un ricordo bellissimo. Non c'era bisogno di Reggie Tabellini, Onetto 42, fu una serata strepitosa. Sì, dai, è stata una serata buona, di quelle, sai, che tiri quello che tiri va tutto dentro. Però quello che importava a noi era vincere, perché all'epoca mi ricordo che venivamo di una stagione così così, loro erano primi in classifica, si era parlato tantissimo in settimana di quello che era quella partita e niente, è stata bella, è stata indimenticabile, no? Diego, a prescindere da quella serata che rimarrà la storia, ma a Corato quando si parla di giocatori importanti nella storia del basket coratino, probabilmente c'è un giocatore, vuoi che è stato il giocatore più importante, vuoi che è stato il primo straniero, il primo americano, però dopo Marc Campanaro c'è Diego Ismael Onetto. Beh, sai, fa molto piacere queste parole, no? Sapere di essere, come ti posso dire, che si ricordano di me o si ricorderanno. Io te lo dicevo prima, sinceramente molto non riesco a capire ancora perché, sai, non sono riuscito a vincere un campionato con il Corato, però penso comunque di aver dato qualcosa di interessante, di aver fatto divertire magari al pubblico, quindi sicuramente rimane questa immagine su di me e niente, sono contento anche per questo, no? Di essere riuscito a trasmettere qualcosa al di là magari della pallacanestro, no? Abbiamo parlato della serata di Ruvo, forse una delle note più positive, quella più negativa probabilmente è la retrocessione arrivata proprio con l'AS Basket Corato nell'ultimo anno a grandi livelli. Sì, quell'anno quella stagione era un Corato in emergenza, che era veramente difficile dire sì a Corato in quel momento, no? Però io niente, ero stato già fuori, volevo ritornare a giocare, a vestire questi colori, e
sapevo delle difficoltà, però penso che abbiamo, al di là della retrocessione, con quei ragazzi che sono stati quella stagione lì, abbiamo affrontato la stagione stringendo i denti, cercando di dare il più possibile. Purtroppo non siamo riusciti a mantenere la categoria, però non, posso dire di non recriminarmi niente, perché io ho cercato di dare, e quei ragazzi hanno cercato di dare sempre il massimo dentro le proprie possibilità, no? Il risultato è stato quello, purtroppo non è una macchia, diciamo che è un incidente di percorso, chiamiamolo così. A stringere i denti, accettare una proposta che magari in altri tempi non avresti mai accettato solo per il nome su quella maglia, ti ha fatto diventare, ma lo eri già da tempo, l'idolo della tifoseria. A memoria ricordo almeno 4-5 cori, alcuni stendardi. Con l'inafferrabili Coratini hai avuto un bel rapporto, Diego? Sì, è stato sempre positivo. Diciamo che oltre al Corato, in tutte le squadre che ho giocato, soprattutto in Uruguay, che il tifo era molto più importante, no, di quello che ho visto qui in Italia, però è stato sempre bello qui, è stato sempre stupendo venire a Corato e vedere quella tribuna che sempre ci appoggiava, ci tifava, diciamo così, in tutti i momenti, no? Anche nelle trasferte, non sono mai mancati. Penso che il sogno di qualsiasi tifoso e amante della pallacanestro a Corato sia quello di vedere Diego Ismaelo Netto almeno per un'ultima volta, un'ultima stagione con la canotta dell'S Basket Corato. È un sogno destinato a rimanere un sogno o c'è qualche possibilità? No, non credo, perché come dicevo prima, no, purtroppo gli acciacchi fisici hanno fatto che io finisse questa carriera, diciamo, a Trani, a metà stagione, o dopo la metà della stagione. Quindi non penso che ci sarà la possibilità di ritornare a giocare, né a Corato purtroppo, né da nessuna parte, no? Magari mi piacerebbe vestire ancora le scarpe di basket, però magari per trasmettere ai più piccoli quello che potrei trasmettere, no? Non in altri vesti, diciamo, di giocatori. Domenica ci sarà l'Onetto Day qui a Corato, sicuramente sarà una caterva di emozioni risalire, o meglio, ricalcare quel parquet. Sarà il giusto tributo, il giusto ringraziamento ad una persona che ha dato tanto alla pallacanestro come Diego Ismaelo Netto. Beh, io vi ringrazierò, già lo inizio a fare da ora, perché sinceramente non me lo aspettavo. Niente, sarà sicuramente molto emozionante, spero di non emozionarmi troppo, no? Già soltanto di poter entrare in campo già sarà una cosa bellissima, perché sicuramente ritroverò e vedrò tante persone che vedevo quando giocavo qui a Corato, quindi sarà per me molto emozionante, no?